Sono giorni tristi, ma mi sembrano anche giorni di grande confusione. Avete mai sentito qualcuno dire che è contro la pace e che vuole la guerra? Tutti sono per la pace. Il problema è come realizzare la pace. Il problema è che il mondo esterno c'è specchio del mondo interno e il mondo interno è specchio del mondo esterno. Non c'è modo di scappare da questa, diciamo così, verità. E allora l'essere umano nella storia ha cercato di sfuggire alla legge della sopravvivenza, dandosi delle regole. Ma non bisogna confondere, a mio avviso. La natura, ovunque, è prima di tutto lotta per la sopravvivenza. E in ogni istante, quando la sopravvivenza è minacciata, combatte. Questo vale per il più piccolo seme, insetto, animale, fino agli ecosistemi, le foreste, gli oceani. Tutto è prima di tutto lotta per la sopravvivenza. E la lotta per la sopravvivenza è bene, non è male, compiendo la giusta azione. Nella lotta per la sopravvivenza si sopravvive, si va oltre. E allora si arriva alla sopravvivenza della specie, ci si riproduce, si arriva a vivere in società, ci si danno delle regole per gestire il potere, per gestire i rapporti d'amore, per gestire la libera espressione creativa e così via. Ma non dobbiamo confondere le regole che ci diamo con il bene e il male. C'è un bene e il male legale che è dato da regole che un certo gruppo di persone si dà, che decide di rispettare fino a quando non decide di trasgredire. Si chiama legalità dal punto di vista appunto civile, oppure si chiama peccato o giusta azione, azione buona dal punto di vista religioso e così via. Ma ogni cosa è sempre oltre se stessa, non è mai nel dualismo che si trova la soluzione, non è mai prendendo parte da una, di una delle due posizioni del dualismo che si trova la soluzione. Sarà banale, ma la soluzione è sempre dentro di noi. Il giusto e lo sbagliato con la G maiuscola, il bene e il male con la B e la M maiuscola riguardano ciascuno con se stesso nel suo dialogo con il mondo. Per questo è che non possiamo che essere totali in dove siamo e in quello che facciamo, in quello che sentiamo in ogni istante, in quello che il nostro sé, il nostro daimon vuole agire in quell'istante, anche che sia sbagliato per delle leggi morali o legali, non possiamo che essere noi stessi fino in fondo, non possiamo che ritirare il giudizio e osservare che tutto è perfetto così, sempre tutto è perfetto così. Perché ognuno di noi sta passando esattamente dove deve, a fare i passi che deve compiere. E allora possiamo anche prendere posizioni, possiamo anche dibattere, possiamo anche avere letture filosofiche, geopolitiche, complottiste, pacifiste o guerrafondaie, ma queste sono semplicemente opinioni, sono semplicemente qualcosa che appartiene alla
superficie o alla circonferenza, nel centro, nel luogo, nella stanza dei bottoni, nel luogo dove le cose veramente succedono, tu puoi solo guardare a te stesso, a te stessa, io posso solo guardare a me stesso, a me stessa. Prendimi la responsabilità di essere totale in quello che in quell'istante vedo e sento, compatibilmente con il mio livello di coscienza e con il posto dove sono. Dove sono, cosa sento, cosa sto facendo. Questo è l'intento del mio sé, questo è il prossimo passo che devo compiere. Solo lì, con questa totale responsabilità e con questa totale accettazione di essere qui ed ora in quello che sento, credo, vedo, penso, io posso superare, vincere la mia guerra personale, essere in pace e emanare la pace e operare per la pace, per la vera pace, che è oltre ogni pace e ogni guerra, è oltre. Solo quando io sono totale mi disidentifico dal dualismo, mi disidentifico dall'illusione guerra e pace e sono al mio posto. E quando io sono al mio posto tutto torna al suo posto e io vedo con occhi di perfezione la perfezione che c'è intorno a me. E la perfezione non vuol dire che tutto è perfetto così, in un senso, come dire, morale o matematico. È attraverso l'imperfezione di ciascuno che raggiungiamo la perfezione. È nell'essere totali nelle nostre imperfezioni che raggiungiamo la perfezione. A mio avviso questo è il gioco. Questo è ciò che vedo finora, con i miei occhi imperfetti.